a fare questa cosa su GeoGebra. Proviamo a inserire alcune di queste espressioni. Proviamo a inserire come non mi piace questo modo, proviamo a farlo così. Iniziamo a usare il testo, buttiamo questa formula LaTeX, dai. Cosa abbiamo? Parentesi. Meno perché non mi fa vedere la formula? Forse qua dobbiamo mettere il meno. Sì, perfetto. Inizia a scrivere l'espressione che vogliamo risolvere, così passaggio dopo passaggio possiamo vedere un po' di robe. Allora, adesso dobbiamo mi serve un'altra cosa. Un'altra parentesi, ma questa volta è in parentesi quadra. Ora, qua dobbiamo mettere un'altra cosa, è 2, 5, 6. Questo deve essere elevato a 3. Poi c'è una divisione, simbolo della divisione, e questo deve essere 32 elevato a quel adesso. Ok, quindi questo è quello che abbiamo. Poi dentro fuori dalla parentesi tutto quanto deve essere elevato a 2. Penso che sia questo. Sì. E adesso dobbiamo fare una divisione, che questo simbolo non mi piace, quindi scegliamo questo simbolo. Dopodiché di nuovo una parentesi. Qua dobbiamo imparare la scrittura, tipo una barra, tipo backslash si chiama, poi left, poi simbolo, poi un'altra barra, right, simbolo. Io non so perché serve il left, right, bastava mettere i simboli, ma boh, questo è, dice, la formula LaTeX. LaTeX è un metodo per scrivere robe tipo matematiche in questo modo. E allora servono quelle, come dire, quelle parole, left e right, secondo me. Proviamo a fare questo adesso.